La prima volta che sono entrata in sala con l'orchestra, proprio con la Big Band, non feci neanche a tempo ad accorgermi che avevo già registrato, era una voce guida che già andava bene, ti ricordi? Come no, come no. È stato il primo brano, avevamo un'orchestra, una Big Band stratosferica. Les Enfants Terribles. E la prima formazione si chiamava Les Enfants Terribles, pronunciato bene? Sì. Les Enfants Terribles. Terrible. E che significa, insomma, gli scugnizzi, insomma. Salve a tutti, siamo qui, io e Loredana, oggi per cominciare a fare cose diverse, insomma, siccome noi, oltre a vivere insieme, avere figli insieme, insegnare insieme, essere soci nel lavoro, suoniamo insieme, abbiamo pensato di fare dei video dove vi raccontiamo un po' delle storie sui pezzi, sia dal punto di vista del pezzo in sé, del testo, degli accordi, raccontarvi dei brani. Il primo brano su cui volevamo provare a fare questa cosa è But Not For Me. E Loredana vi spiega perché. Ah, perché il brano che... questo, si possono dire le cose intime? Cioè, amore, se non diciamo intima, nel senso, è il brano con cui io ho capito di essermi innamorata di te. Io di Gershwin conoscevo poco. Conoscevo The Man I Love, bellissimo, brano sognante, io sono romantica, faccio finta di non esserlo. Però la prima volta che sono entrata in sala, con l'orchestra proprio, mi ricordo, con la Big Band che avevamo, non feci neanche a tempo ad accorgermi che avevo già registrato, era una voce guida che già andava bene, ti ricordi? Come no, come no. È stato il primo brano, avevamo un'orchestra, quando stavamo a Napoli, una Big Band stratosferica. Les Enfants Terribles. E la prima formazione si chiamava Les Enfants Terribles, pronunciato bene? Sì. Les Enfants Terribles. Terribles. E che significa, insomma, gli scugnizzi, insomma, i ragazzi terribili. E provammo a registrare dei brani e questo fu il primo brano che registrammo e Loredana fece questa, per aiutarci a registrare, fece una voce guida, si dice, no? Quindi una voce che tu la butti lì almeno per avere un'idea. In realtà quella voce era già perfetta e quindi la tenemmo ed è rimasta così da sempre. E poi siccome è il primo brano che abbiamo registrato, insomma, ci ha sempre portato fortuna, poi ci piace, l'abbiamo suonato praticamente quasi sempre, quasi a tutti i concerti, o come bis o come intro. E quindi c'è una cosa di questo pezzo che è interessante, cioè il fatto che in realtà che c'è il verse, cioè c'è questa parte iniziale, quello che un po' nell'opera si chiama il recitativo, cioè quella parte quando uno spiega i fatti, no? E poi c'è l'aria, no? C'è la canzone, e pure qua funziona questa, c'è questo meccanismo e non si fanno più. Ma poi perché non si fanno? Veramente una cosa... Ma per facilità, credo, perché il verso è la spiegazione proprio tipica del cantante, cioè di questo recitar cantando in cui la storia continua. Questi sono tutti musical, siamo nel 1930, ecco. Quindi mentre l'attore stava recitando, era l'attore, anche cantante, musicista, quello che era, e mentre parlava poi cominciava a cantare e prima di introdurre il brano c'è una... Guarda che ci sono dei verse che sono veramente straordinari. Ci sono certi versi pure che sono bruttissimi, cioè proprio alcuni proprio sono terribili, perché non sono canzoni, sono sai quelle cose quando lei si mette a cantare mentre sta cucinando, questi fatti qua. Io ho un po' di difficoltà col musical, non so se, specialmente con le canzoni dentro al cinema, dentro ai film. E in realtà questo però è veramente bellissimo, io lo sento bellissimo perché è la prima volta che l'ho sentito cantare questa cosa ed è molto tipo favola, ok? E che dice nel verso? Allora, lei si rivolge, come tutte le persone che hanno una difficoltà, una volta a Dio, una volta al sole, un'altra volta. È tutta un'introduzione in cui le dice: non ditemi che non è così, che io troverò l'amore, perché so che non è così. Si rivolge prima al sole, allora dice: oh man, sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Non mi dire che davvero i sogni possono diventare realtà. E poi parla di questa bad respect, Fairfax, don't you dare. Never tell me you will care. Betty Fairfax era il nome di una rubrica che era su... Sì, una rubrica che si teneva su un giornale dove tutti quanti dicevano tipo cara zia Agnese, no?
ho questo problema. E quindi questa qui si chiamava Beatrice Perfex. La sono andata a cercare e ho detto, ma chi è questa? Una che avrà scritto altri pezzi? Una... Invece era il nome di una rubrica a cui tutti raccontavano le loro storie d'amore che non andavano bene e chiedevano consigli a questa Beatrice. È molto romantico, molto romantico. No, no, assolutamente, assolutamente. Mm. Da un punto di vista armonico, per esempio, invece il verse fondamentalmente attraversa due tonalità, la bemolle e do maggiore. Sta in la bemolle, gioca con questo primo quinto. Primo, quinto, primo, la bemolle maggiore, mi bemolle sasso. E poi a un certo punto fa su questa sesta e la melodia va su fa, che è in la bemolle, e quindi ci permette il gioco di andare a re minore, sul settimo, a do maggiore. E rifà la stessa cosa. Come fa qua? Home and sunshine, listen you. No. Facciamo dall'inizio. Home and sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it and I'll start a riot. Scusate. Beatrice Perfex, don't you ever dare. Never ever tell me that. Questa è la parte. Sendo. I'm certain it's the final curtain. E ora all'improvviso. Never want to hear di nuovo from la bemolle. Pollyannas who tells you fate and supplies are made and that's all bananas. Qua comincia. E qua comincia. Quindi tutta questa parte qua che abbiamo fatto è il verso, che è bello, cioè veramente in questo caso è veramente bello. E va, ritorna in la bemolle e fondamentalmente, armonicamente questo pezzo fa due cose. Fa due volte il giro armonico dal secondo grado, quindi si bemolle minore, mi bemolle settima, la bemolle, fa se, si bemolle minore, mi bemolle settima, la bemolle. Due volte il giro. A questo punto va al famoso quarto grado. E qua c'è una progressione molto molto frequente, che il quarto grado maggiore, quarto grado minore, e poi primo, sesto, secondo, settimo, per perdere un po' di tempo, e poi 2-5. Questo è veramente molto molto semplice. Io ho visto un sacco di armonizzazioni di questo pezzo e una di, diciamo, delle più frequenti, ma è una proprio che io non sopporto proprio, è il fatto di cominciare invece che col secondo grado minore, col secondo grado settimo. Io questi accordi di settima così furbacchielli, io mi stanno sempre un po' antipatici, fanno sempre il fatto un po' fake jazz, fake blues, però rispettabile. Oddio, c'ho il microfono messo in un modo diverso per non, e quindi lo tocco continuamente, perdona, sentirete delle bocche. A me piace veramente la versione più tranquilla possibile e mi piace questo secondo grado minore. Mo faccio il settimo. Cioè, invece di fare si bemolle minore, mi bemolle settima, la bemolle, faccio si bemolle settima, mi bemolle settima, la bemolle, oppure addirittura alcuni fanno si bemolle settima e poi si bemolle minore, mi bemolle settima, la bemolle. A me non mi piace, non mi piace tanto. Quindi io vado liscio e alla fine, in realtà, quando, nella prima parte, alla fine mette si bemolle settima due battute e poi si bemolle minore, mi bemolle settima per tornare. Invece alla fine, arrivato a quel punto, fa si bemolle minore, mi bemolle settima e torna a casa alla bemolle. Diciamo, queste sono un poco... Chiaramente scrivete nei commenti se avete curiosità, se volete, ma là però l'undicesima, non lo so, questi fatti. Ok, ora ve la suoniamo. Okay. A conclusione di questo. Questo è il primo video che facciamo così, poi diventeremo più bravi.
and sunshine, listen you, never tell me dreams come true, just try it. Scusa, ma questo chi è stato? Chi sarebbe? La rifacciamo, perché se è arrivata la solita notifica di Discord di questo c***o, che veramente pensavo di essere, che fosse il mio. Stavamo proprio nella poesia, ci riproviamo. Sunshine is new. Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Battery is perfect. Don't you ever dare. Never ever tell me that he will care. 'Cause I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyanna zoo who tells you fate and supplies a mate. 'Cause that's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. Unlucky star above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian blanket ever guaranteed. Oh yes, I was a fool to fall in love and get that way. Ayo, alas, and also like a day. Although I can't ever dismiss the memory of his kiss, I guess it's not. Ogni volta che lo suoniamo, bello, bellissimo, sembra una grande emozione. E spero che vi sia piaciuto. E chiaramente avete visto, è la prima volta che proviamo a fare questa cosa. Addirittura la volemmo fare live, streaming, in diretta assieme, ma ci proveremo. E però ne faremo degli altri, perché veramente, secondo me, una parte delle cose di cui poi in genere non si parla. Quindi ci vediamo al prossimo video e, come sempre, buon divertimento. Da Valerio. Da Loredana. A presto.